I produttori italiani e i gestori degli apparecchi di intrattenimento, vale a dire le macchinette dalle potenziali perdite limitate, non le videorotteri, scendono in piazza contro quelli che definiscono i favoritismi che legano i concessionari del gioco al monopolio di Stato e denunciano una serie di prassi che stanno mettendo in ginocchio la categoria, aumentando nel contempo la diffusione delle videolotteri e del gioco d'azzardo. Sta succedendo che multinazionali dell'azzardo che si sono impadronite ormai delle concessioni statali stanno avendo degli scandalosi favoritismi attraverso circolari che l'Agenzia dei Monopoli fa e gli permette di accaparrarsi dei titoli autorizzatori a suo tempo richiesti dai gestori, trasformando fra l'altro tutte le macchine di intrattenimento che ci sono nei bar in macchine d'azzardo perché ci costringono ad inserire programmi d'azzardo che provengono dai migliori casinò, pena la dismissione delle stesse macchine. Con la forza della circolare oggetto della protesta, spiega Palese, al momento della dismissione di una macchina, i concessionari si vedono attribuire, come fosse un loro diritto, l'autorizzazione all'installazione delle macchine richiesta invece a suo tempo dai gestori. I concessionari stanno quindi mandando le disdette per i vecchi apparati, imponendo le nuove videolotteri senza che il gestore possa decidere su cosa installare. Tra gestori e costruttori italiani di giochi di intrattenimento si contano circa 5.000 imprese per 100.000 lavoratori, che vengono così gravemente penalizzate. Sono, ripeto, macchine d'azzardo. Noi abbiamo da tempo richiesto una macchina più di intrattenimento con una perdita oraria più limitata, ma il vecchio governo non ce l'ha data, speriamo che ce lo dia questo governo. Al termine della manifestazione, una delegazione guidata da Benedetto Palese è stata ricevuta dal capo di gabinetto del Ministero del Lavoro, che ha recepito le istanze degli operatori, garantendo l'apertura di un tavolo tecnico di concerto con il MEF.